sono molti miti che circondano l'autismo. Uno in particolare è che l'autismo sia una condizione rara, quando invece si sa che interessa quasi un bambino su 60 nati. Diciamo, dà delle manifestazioni che portano a essere, diciamo, presi in cura da un servizio sanitario almeno in un bambino su 120. Questi sono numeri grandi. In Italia più o meno ci sono 500.000 persone con autismo, 500.000 famiglie con questo disturbo, che anche devono fare i conti con questo tipo di disturbo. L'altro mito è che l'autismo sia sempre uguale. Ogni persona con un disturbo autistico è diversa, per questo si parla di spettro dell'autismo, perché ognuno ha delle manifestazioni diverse dall'altro. L'altro mito che c'è, difficile da sfatare, è che l'autismo dipenda dalla qualità, diciamo, delle cure genitoriali. Non c'entra niente, si diventa autistici nonostante anche la grande qualità delle cure genitoriali, e molto spesso sono proprio i genitori a fare la differenza, a creare l'occasione per migliorare la vita di una persona con autismo.